Ci ha raggiunto il presidente Gianni che è collegato con noi. Buonasera, ben arrivato. Eccolo qui. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Eccolo. Allora, presidente, volevo chiedere anche a lei, chiaramente presidente della Regione Toscana, lo sanno tutti, ma io lo ridico a beneficio dei nostri telespettatori. Le voglio chiedere davvero quanto la caduta di Draghi, come ci stava dicendo il nostro Velardi, qui abbia inciso anche in questo essersi ringalluzziti, voglio usare un'espressione prosaica, dei russi, cioè il fatto che ci sia questo fuoco incrociato, Medvedev lo sappiamo, straparla anche, ma poi Peskov, Zakharova, tutti insieme, è perché pensano che ora che non c'è più Draghi ci siano i margini per cercare di rivedere le nostre posizioni, cioè usarci un po' come cavallo di Troia d'Europa? Ma questo certamente, anche perché Draghi nell'ultimo periodo del suo pieno mandato era emerso come forse il leader europeo più autorevole, più rigoroso, più credibile nella posizione a sostegno dell'Ucraina, nella posizione, diciamo, di leadership europea molto forte, e conseguentemente anche da parte dei russi lo abbiamo visto subito come è stato accomunato a Johnson, le vignette, le battute di Medvedev. Naturalmente Draghi era in qualche modo leader europeo e conseguentemente noi ci troviamo oggi nella difficoltà, ma soprattutto non solo per questo ruolo che aveva visto per la prima volta l'Italia esercitare una funzione, come dire, di guida dell'Unione Europea, ma anche perché onestamente in questo momento in cui ci sarebbe da assumere dei provvedimenti anche molto decisi e determinati contro il caro bollette, a tutela delle imprese, è evidente che lui si trova a dover operare in un regime di ordinaria amministrazione, quando Draghi ha dimostrato di poter assumere posizioni e comportamenti anche di straordinaria amministrazione con l'autorevolezza che gli è dato proprio da questo ruolo che gli riconosce l'Europa. Per capire quanto di tutto quello che abbiamo sentito sul tempo che ci vorrà per cercare di vincere questa guerra economica con la Russia, poi ci costringe a dei provvedimenti molto stringenti per tenere botta imprenditori, famiglie. E penso che voi, rappresentanti dei territori, lo sapete meglio degli altri, infatti vi siete portati avanti, per esempio, sulla riduzione dei consumi. Questo sicuramente, e soprattutto io vorrei che il dibattito, al di là delle parti, si sviluppasse su quelle che sono iniziative concrete. Io dal mio punto di vista vi posso dire che al governo Draghi dico grazie per un intervento fatto la scorsa settimana, quando per un anno e mezzo una delibera della giunta regionale aveva proposto nove pale eoliche nel Mugello, in grado di dare energia elettrica a quasi 100.000 cittadini, e che per un parere della sovrintendenza, parliamo di Villore Frazione di Vicchio, luoghi sostanzialmente con pochi abitanti alle pendici degli Appennini, oppure un intervento di geotermia, una risorsa tutta toscana e tutta italiana, che ad esempio in Toscana ci consente di avere il 34% del consumo energetico della nostra regione, più rinnovabile di quella, soffioni che vengono dal sottosuolo. In questo caso, per posizionare una nuova centrale in una zona industriale nel comune di Abbadia San Salvatore, siamo stati un anno e mezzo fermi perché vi era il parere negativo della sovrintendenza a fronte di un'analisi ben motivata e ben relazionata della delibera della regione. Ci è voluto un anno e mezzo, ma finalmente il governo, motu proprio, ha disatteso questo parere e ha consentito di andare avanti in questi progetti. E allo stesso spirito con cui io sto facendo il rigassificatore a Piombino, dove ho dovuto fronteggiare nel Consiglio Comunale aperto anche quello che erano 500 persone in piazza, andando con la mia faccia a spiegargli che c'è un interesse nazionale del Paese, che gli
i problemi di Piombino li avremmo affrontati con delle compensazioni che avrebbero in qualche modo ricondotto questo intervento di disagio a un intervento straordinario dello Stato con quello che chiamo il memorandum Piombino. Che cosa significa tutto questo? Che noi dobbiamo a questo punto smetterla di fare tanti discorsi e attivare tutte quelle risorse che ci consentono fotovoltaico, elettrico, in Toscana il geotermico, quello che sono poi le energie rinnovabili che passano dall'idroelettrico e colmare il prima possibile il deficit. Per far questo bisogna dare spazio alle regioni, perché noi dobbiamo essere motivati a fare questo. Certo. Se noi, come facciamo, dedichiamo molto tempo per snellire le procedure e mettere i pannelli fotovoltaici, ma abbiamo il parere di quello o quell'altro che ente poi dello tiene Stato tutto che bloccato. Si esprime contro. Certo. Capito? Dobbiamo avere anche le motivazioni. In questo caso io sono convinto che anche passando, diciamo così, degli sconti sulle bollette per chi fa in modo rapido degli impianti di produzione di energia che vanno a colmare quel gap di cui parlavamo, ecco, probabilmente noi in tempi anche rapidi riusciamo a darci una maggiore autosufficienza energetica. Chiaro, si potrebbe fare di più.